Ma io sarò ancora più contento giovedì, perché giovedì è la partita che per noi è la più importante di quella che abbiamo vinto oggi, perché ha senso vincere giovedì, cioè dare senso a questa vittoria e vincere giovedì, altrimenti stiamo ancora lì in mezzo perché il Montegiorgio ha 34 punti, c'ha una partita in meno, se la vince va a 37 e è la sest'ultima. 37 e 42. Non ve lo voglio neanche dire che significa, 6 partite alla fine, tutte devono giocare con le ultime lì giù, la quota salvezza si è alzata tanto, però oggi intanto ce la godiamo stasera la vittoria, poi però già da domani noi dobbiamo lavorare per giovedì perché dobbiamo chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza. Io osservo Verna da un paio d'anni. Cosa gli manca per fare il salto di categoria? Perché secondo me può entrare nel professionismo, però cosa gli manca? Lei che lo allena tutti i giorni? Quello che ha fatto oggi, che lo deve fare tutti gli allenamenti e tutte le partite. Se fa quello, come altri ne ho che possono fare anche secondo me il salto, ha bisogno di questo, di essere più continuo, di essere più determinato, più cattivo, perché poi le qualità lui le ha. Però questo fa parte di un percorso che i ragazzi che si approcciano in Serie D per la prima volta devono passare. Ne abbiamo altri, Siracusa, Puglielli, Koulibaly, sono ragazzi che nei prossimi anni loro si possono stabilizzare in questa, almeno in questa categoria, secondo me. Funziona così. Ma era successo a Vasto, facendo una grande partita. È successo oggi, brucia perché prima del gol preso credo che ci siamo mangiati, non dico tanti gol, ma due gol che sono clamorosi. E purtroppo nel calcio quando non fai il gol del 2-1 può succedere fino al 90esimo di prendere gol. E, tra l'altro bisogna fare complimenti a Mariani perché ha fatto un grandissimo gol. Questo è il film di quest'anno, ho detto ai ragazzi, purtroppo le annate sono in questa maniera, la potevi vincere tu con due occasioni clamorose, prendi un gol, un Eurogol alla fine, in una partita dove è stata anche bella, perché poi è stata una bella partita, da due squadre che sono due buone squadre, dispiace perché poi andare in vantaggio significava tanto perché poi il Chieti si doveva aprire per venire a cercare di pareggiare e sicuramente noi in contropiede o in un'altra maniera potevamo anche portare a casa questo risultato, però dispiace per il finale perché, ripeto, prima abbiamo avuto due occasioni clamorose per portare a casa il risultato noi.